Marica De Rosa, questa sera parliamo del Faito Doc che giunge alla 10ª edizione. Quali sono le novità? Allora, la novità è innanzitutto che arriviamo alla 10ª edizione, nel senso non è scontato, è stato frutto di tanto lavoro, di tanta passione e di una rete di amici e sostenitori che da sempre ci hanno aiutato e quindi ci hanno dato la forza di sopravvivere e di crescere. La novità è che anche quest'anno abbiamo un tema nuovo ed è orizzonti, come quelli che vedete dietro intorno a noi, e l'orizzonte che è quello che possiamo intravedere da Monte Faito, che per noi è il punto migliore dove osservare la realtà. E come sapete scegliamo sempre una lente importante, che è quella del cinema, del documentario, quindi quest'anno tantissimi film di grande importanza da tutto il mondo. E abbiamo un programma invece esplosivo per quanto riguarda gli eventi collaterali, perché vogliamo fare una grande, grande festa, essendo il 10º anno, vorremmo festeggiare tutti i giorni. E quale elemento migliore per festeggiare se non la musica? Ecco allora che abbiamo immaginato una serie di concerti che ci possono accompagnare nelle varie ore della giornata. E può essere il concerto all'alba, la siesta, al tramonto e poi il big concert, il concerto finale, che stiamo già immaginando e programmando per il 6 agosto. Per fare tutto questo, anche quest'anno, abbiamo chiesto comunque una mano ai nostri sostenitori, ma soprattutto ai nostri amici, innanzitutto, quelli che ci hanno sempre creduto e il festival è sempre stato anche loro. Abbiamo fatto quindi una nuova campagna di crowdfunding, partita da pochissimo, penso siano in circa 12 giorni, e siamo contentissimi perché in 12 giorni abbiamo oltre 46 sostenitori, abbiamo raggiunto il 36% dell'obiettivo, che è 10.000. 10.000 come 1.000 i metri sopra il mare del Monte Faito. Ci piace l'idea del mio festival, cioè di un festival che è mio ma è anche tuo, e quindi il contributo che ognuno, a cui vogliamo, che vogliamo chiedere a ognuno di voi è quello di darci una mano a far sì che questa edizione possa volare. Questa 10ª edizione si basa soprattutto su tante collaborazioni, e quindi anche il 2 luglio prossimo faremo un evento in collaborazione con il meeting del vino campano, in particolare Rosso di Stabia. È un evento sul cibo, cioè sul vino, ma in particolare si concentra sul premio Radici, il premio che si dà alle personalità che nel tempo hanno dato lustro a Castellammare. All'interno di questo evento Faito Doc Festival sarà sostenuto da una parte degli incassi, quindi se vuoi darci una mano, se vuoi sostenere questo nostro progetto, puoi venirti a bere un bellissimo bicchiere di vino, fare un incontro interessante con tutti gli ospiti della serata di Rosso di Stabia, premio Radici, e goderti una serata che sarà anche una serata di musica. Un po' tutti gli elementi che sono del festival. Il Rosso di Stabia si terrà in villa al Giardino di Arianna a Varano il 2 luglio precisamente dalle 7 in poi. La premiazione sarà alle 9, alle 7 ci sarà un po' di musica, ci sarà il nostro corner Faito Doc Festival per avere più informazioni sul programma, sulle date, che ricordiamo sono 1-7 agosto 2017 Monte Faito. Orizzonti, Faito Doc Festival, la 10ª edizione. Vi aspettiamo!